sei presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Buonasera, questa volta non ci occupiamo di politica, ci occupiamo di musica, che forse è più gradevole alle orecchie di alcuni. La musica, appunto, è con Massimo Coccia, il maestro Massimo Coccia, pianista, concertista Massimo Coccia. Molti di voi conosceranno il nostro ospite, lui risiede ad Avezzano, opera nel campo della musica da molti anni, ha tenuto concerti in Italia e anche all'estero, e adesso chiediamo a lui se la musica per lui è passata in secondo piano, almeno dal punto di vista personale, perché da un po' di tempo è un organizzatore di eventi musicali ad altissimo livello. Allora, Massimo Coccia, sei un concertista o un produttore di spettacoli? Ma diciamo che resto musicista, intendo restare musicista perché, come ben sai, quando c'è comunque una passione che ti porta ad abbracciare e quindi a sposare un'arte, come in questo caso come la musica, difficilmente il percorso si interrompe. È un percorso sempre di continua maturazione, approfondimento e di studio, per cui quel percorso assolutamente è in qualche modo obbligatorio. E nel contempo però è per un musicista, credo sia necessario oggi, soprattutto in un periodo, in un momento storico dove forse non solo la musica ma la cultura in generale soffre di qualche carenza o di un particolare momento favorevole. Diciamo la verità, non ci sono soldi. Non ci sono soldi, ma non è solo questo appunto il motivo. Diciamo che c'è una situazione di emergenza in qualche modo nel nostro paese, ma per carenze strutturali dovute in particolar modo ad una mancanza di investimenti della politica nazionale, soprattutto non tanto sulla cultura e sullo spettacolo, ma ad esempio sulla formazione, sulla scuola, che sono fondamentali per costruire un percorso, per garantire a dei giovani anche appunto la passione per la cultura, l'abitudine all'ascolto della musica. Noi paghiamo in Italia un'arretratezza forse di oltre 100 anni rispetto ad altri paesi europei. Quante orchestre sinfoniche ci sono in Italia e quante in Germania, per esempio? Ecco, la differenza è in effetti spropositata, perché abbiamo orchestre stabili regionali in Italia tra liriche e sinfonico-concertistiche, penso che almeno stabili non saranno più di una ventina. E le orchestre regionali concertistiche sono 12, più quelle degli enti lirici, che come sappiamo comunque sono pochi, sono le orchestre dei teatri, delle grandi fondazioni liriche. In Germania abbiamo un'orchestra praticamente per ogni regione cosiddetta, per ogni esatto provincia, perché soprattutto c'è l'abitudine dell'ascolto sin dall'infanzia, soprattutto nelle scuole dell'infanzia, e soprattutto c'è l'abitudine della musica d'insieme e della musica orchestrale per i giovanissimi. E questa è una differenza fondamentale. Purtroppo paghiamo l'assenza della musica in Italia come disciplina, materia d'obbligo per la scuola, appunto dell'obbligo, per la scuola soprattutto dall'infanzia. Ad Avezzano, nella Marsica, esisteva una orchestra giovanile della Marsica, è scomparsa. Perché? È scomparsa, ha avuto una sua vita dal 96 al 2001. E la verità è che non c'è stato dopo, da quel momento, un riconoscimento che tutti auspicavamo a livello soprattutto regionale, quindi c'è stata un'assenza della politica regionale e quindi di un riequilibrio
in qualche modo anche dei fondi della cultura sul territorio regionale, e questa diciamo, discrepanza, se vogliamo, la accusiamo ancora oggi. Purtroppo la Marsica è ancora accusa un'arretratezza e una situazione di svantaggio rispetto ad altre aree abruzzesi. Ecco, preciserei, perché sull'arretratezza forse non mi trovi d'accordo, nel senso che i frequentatori di musica, sia come spettatori, ma soprattutto come artisti, come studiosi, come studenti, sono aumentati tantissimo. Se facciamo un paragone fra oggi e 10 anni fa, proprio. Assolutamente sì, mi trovi, su questo hai ragione tu. In effetti è anche sintomatico il fatto che il conservatorio, ad esempio, di musica dell'Aquila è frequentatissimo da giovani provenienti da Vezzano e dai paesi della Marsica. E il problema è, come dicevo prima, è più strutturale, cioè in Italia l'assenza della musica in tutta la scuola dell'obbligo e sin appunto dalla scuola dell'infanzia è una carenza gravissima, perché vedi, la musica la si apprende in modo molto più naturale e spontaneo rispetto alla grammatica, alla poesia, alla letteratura, all'aritmetica, se vogliamo. Per cui dovrebbe veramente essere una disciplina che precede tutte le altre, proprio come età infantile. Invece ci ritroviamo che spesso la musica, i primi rudimenti musicali vengono insegnati a 11 anni nella scuola media, diciamo, ecco, la scuola media primaria. E questo è una gravissima carenza, tanto più che, faccio un esempio, noi ad Avezzano adesso abbiamo un bellissimo teatro. Quale è e quale sarà il pubblico di questo teatro? Ecco, scusa, quante associazioni musicali ci sono ad Avezzano? Beh, ce ne sono diverse, ce ne sono penso un 4-5 che possiamo considerare abbastanza storiche, con una storia, appunto, una vita di almeno penso 10-15-20 anni di attività, e che hanno rappresentato a mio avviso un tesoro importantissimo, soprattutto per costruire, ecco, un pubblico. La cosa fondamentale però è che dobbiamo costruire il pubblico del domani, e questo non è così semplice. Per quale motivo? Perché se facciamo caso, esiste nella Costituzione italiana un articolo, che è l'articolo 9, che dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, ma soprattutto dice che tutela il paesaggio e la tradizione, cioè in qualche modo i tesori appunto artistici e storici della nazione. Tutela il patrimonio artistico e storico della nazione, esattamente. E per cui già la Costituzione italiana praticamente mette sullo stesso livello la difesa delle bellezze naturali con la difesa di una tradizione culturale importante della nostra nazione. Questo significa che, come c'è ad esempio un'emergenza ambientale, potrebbe esserci un'emergenza culturale, nel nostro caso appunto musicale. Se questa emergenza non viene affrontata, e la Costituzione probabilmente dava delle indicazioni molto più realistiche, e fattive e concrete di tante parole che la politica a volte porta avanti in modo un po' retorico. E che significa tutelare il patrimonio artistico? Il patrimonio artistico, ad esempio, è anche la tradizione musicale secolare italiana, tra virgolette detta anche musica classica, che andrebbe assolutamente introdotta appunto nelle scuole sin dall'infanzia. Quindi la difesa e la valorizzazione del patrimonio artistico, parliamo del patrimonio musicale, è affidato oggi, in questo momento, in Italia, in Abruzzo, più che al pubblico, alle iniziative private. E in questo Massimo Coccia si è dato da fare. Ha fondato un'associazione, l'associazione musicale Armonia Novissima, alla quale dobbiamo l'organizzazione di spettacoli musicali a ottimo livello, e mi riferisco per esempio al concerto di Natale che viene fatto in cattedrale. È vero questo? Sì, sì, sì. Ti trovo d'accordo, naturalmente. Certo, ovviamente, ripeto, c'è un lavoro svolto da tantissimi operatori culturali ormai da 20 anni che tutto sommato ha posto me, come tanti, tanti altri musicisti o comunque operatori culturali, nella condizione di poter operare, quindi comunque di raccogliere anche un lavoro precedente. E,
facevi l'esempio del concerto di Natale. Il concerto di Natale chiaramente è un evento un po' particolare perché proprio si tiene in una cattedrale che ha avuto un suo successo, che adesso ormai ha una tradizione e quindi un suo pubblico più o meno consolidato e appassionato. Il lavoro invece da fare per il futuro è ancora in qualche modo più avvincente, ma tra virgolette anche più pericoloso, proprio perché bisogna rischioso perché secondo me bisogna ripartire da zero, ma non solo ad Avezzano. Io credo in tutta Italia si è arrivati ad un punto, ad un momento storico comunque di in qualche modo esaurimento, ecco, di una spinta culturale che c'era stata comunque dal dopoguerra in avanti. Oggi abbiamo appunto una situazione economica che non permette un sostegno continuo e costante del pubblico nei confronti della cultura, anche se il sostegno, come appunto ci diceva la Costituzione, ci dice ancora la Costituzione, è un qualcosa di prezioso che non deve andare assolutamente sprecato, cioè comunque la tutela, il sostegno appunto dello Stato alle iniziative culturali deve essere un bene primario, perché l'Italia credo che sia un paese ricco di turismo, ricco di natura, ma soprattutto ricco di cultura. Cioè, tu fai parte da un po' di tempo di un'associazione prestigiosa, mi pare che si chiami Articolo 9. Appunto, che Musica cos'è? Articolo 9, sì. E come citavo, appunto, citavo non a caso l'articolo 9 della Costituzione. È un'associazione, la prima in Italia, che si è costituita per iniziativa di singoli musicisti concertisti, ovviamente. I fondatori sono musicisti famosissimi, solisti prestigiosi, conosciuti in tutto il mondo, come Uto Ughi, Salvatore Accardo, il contrabbassista Petracchi, direttori d'orchestra appunto illustri. Sei in buona compagnia. Sì, sono stato ammesso tre mesi fa a questa associazione in virtù di alcune battaglie che abbiamo condotto appunto insieme a livello nazionale. Ci sono state alcune iniziative anche sposate dal Parlamento con degli appelli che abbiamo fatto appunto l'anno scorso, che riguardano soprattutto la difesa dei diritti musicisti e in particolar modo per quanto riguarda i cosiddetti finanziamenti indiretti della cultura, e cioè ad esempio la defiscalizzazione della cultura, quindi battaglia ancora da portare avanti e da vincere, come la detraibilità totale delle sponsorizzazioni sulla cultura, come la riforma fiscale e previdenziale per i musicisti, dove paghiamo appunto in qualche modo delle ingiustizie clamorose a livello. La figura del musicista non è una figura professionale riconosciuta in Italia. A proposito, torniamo un attimo all'orchestra giovanile della Marsica. Era composta di 40 elementi? All'incirca, sì. Erano 40 posti di lavoro? In prospettiva. Sì, potevano essere 40 posti di lavoro in prospettiva. Che possibilità c'è di ricostituirla? A mio avviso c'è una possibilità, forse non così come fu concepita allora, e potrebbe ripartire in modo magari meno ambizioso, ma ad esempio, e questo forse in questo ecco anche le associazioni culturali del territorio potranno e dare un forte contributo all'interno di un progetto futuro che potrebbe riguardare il teatro comunale, inteso anche come teatro territorio, quindi non soltanto come edificio teatro, e si potrebbe ricostituire probabilmente un nucleo, un organismo di musicisti locali anche nella prospettiva di produrre, cioè di fare delle produzioni musicali. Questo potrebbe essere, ecco, comunque un piccolo sogno da cui ripartire. Lanciamola da qui questa idea, proviamoci. Ci proviamo, sicuramente dovremo essere in tanti a portarla avanti. Avendo come riferimento, hai detto giustamente, il teatro, il nuovo teatro dei Marsi, il nuovo teatro di Avezzano, sicuramente ha rappresentato una svolta, è una svolta, sì, nella vita culturale di Avezzano e della Marsica. Come pensate di sfruttarlo, fra virgolette? Ma il problema teatro, come sai, è un problema nazionale, o meglio, non a caso, o purtroppo, se così possiamo dire, tantissimi teatri, non tutti, ma tantissimi teatri hanno i cosiddetti bilanci in rosso. Gestire un teatro è una cosa molto difficile. Ci sono stati esperimenti in passato che possiamo forse considerare in qualche modo superati o falliti, purtroppo.
esperienze, cioè appunto di bilanci in qualche modo finiti male, perché io credo che, ritornando anche al discorso che facevamo prima, la politica comunque deve sostenere la cultura, deve anche fare una, diciamo così, una funzione, se vogliamo, anche di controllo, ma spesso e volentieri in Italia la sovrapposizione tra politica e cultura ha portato a delle storture, ha portato in qualche modo a delle crescite esponenziali, delle spese non, assolutamente non giustificate, così come ad una impostazione della cultura italiana e della musica in particolare con delle sperequazioni enormi. Che il fatto che i teatri siano, quelli più importanti, siano comunque, siano stati e siano ancora dei teatri delle fondazioni liriche, ha portato ad un arricchimento abnorme, a mio avviso, soprattutto della lirica, a scapito di quello che poi invece è la gran parte della musica, non solo in Italia ma nel mondo, che è la musica comunque strumentale, la musica da camera, dove tantissimi giovani, proprio perché si sacrificano per ore e ore di studio, quando studiano appunto in un conservatorio musicale, si trovano poi ad affrontare, ecco, un panorama di, diciamo, concertistico, comunque di lavoro, di applicazione dello studio, che è un deserto, che quindi lascia ben poco da sperare. Torniamo al teatro di Avezzano. Quale tipo di collaborazione ritieni prevedibile, possibile, fra voi, fra le associazioni culturali, musicali, teatrali di Avezzano e l'amministrazione comunale della città? Ma sì, c'è un percorso appena iniziato, non ancora ufficiale, comunque di probabilmente un organismo snello che potrebbe servire in via sperimentale per partire soprattutto, e proprio per non partire probabilmente da quelli che potrebbero essere invece dei punti di arrivo come istituzioni, fondazioni, ecco, ripeto che sono organismi molto complessi e che non sempre hanno funzionato in Italia. Probabilmente un organismo più snello, come si è parlato in quest'ultimo periodo di ufficio di sovrintendenza del teatro, potrebbe in qualche modo favorire, più che nel passato, il rapporto tra l'amministrazione comunale, che comunque è preposta ancora oggi, fino a che magari un domani un teatro potrebbe anche essere un ente autonomo del teatro, però attualmente è un teatro comunale appunto, rapporto tra l'amministrazione comunale e le iniziative culturali che vengono comunque dalla base, cioè dagli operatori culturali del territorio, e mi riferisco non solo ad Avezzano, probabilmente proprio a tutto il bacino della Marsa. Massimo Coccia organizza anche un concerto per giovedì 7 giugno alle ore 21 al Teatro dei Marsi. Di che si tratta? Sì, è un concerto di una orchestra sinfonica degli Stati Uniti d'America, esattamente di Miami, e la particolarità sta nel fatto che si tratta proprio di un'orchestra, di una grande orchestra, sono quasi 70 elementi, giovanile, quindi di giovanissimi, compresi, se non sbaglio, nell'età tra i 15 e i 22 anni. E, è una proposta che peraltro ci arrivò nell'ottobre dell'anno scorso, perché si stava appunto allestendo questo tour in Italia, e siamo riusciti appunto ad intercettare questa proposta, che peraltro oltre ad Avezzano avrà ospitalità, o in questi giorni sta avendo ospitalità, a Milano, Firenze, Roma e Pavia. Grazie a Massimo Coccia, abbiamo terminato, avremmo altre cose di cui parlare, ma penso che torneremo sull'argomento. Per questa di stasera consideriamola soltanto la prima puntata. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie, buonasera.